Isola dei Famosi, Pietro Fanelli, venuto a galla un retroscena sul suo ritiro. L'Isola dei Famosi, l'ex naufrago sul suo ritiro ha rivelato, hanno fatto di tutto per trattenermi. Ormai mancano pochissime settimane alla fine di questa edizione del reality show condotto da Vladimir Luxuria, contraddistinta soprattutto da vari ritiri. E tra i naufraghi che hanno deciso di abbandonare l'Honduras c'è anche Pietro Fanelli, che finché è rimasto si è sicuramente fatto molto notare dagli spettatori a casa. Si segnala che proprio quest'ultimo ha rilasciato un'interessante intervista sull'ultimo numero del periodico Novella 2000. E tra le tante cose dette ha anche colto la palla al balzo per svelare un retroscena del tutto inedito sul suo abbandono. Di cosa si tratta? Non ha nascosto che la produzione del programma pare abbia fatto davvero di tutto per trattenerlo. Hanno cercato tramite uno psicologo e il capo produzione di convincermi in tutti i modi a restare, dicendomi che ero il vero protagonista del reality show e che rimanere sull'isola era importante per il mio futuro nello spettacolo. Pietro Fanelli ha attaccato pesantemente la produzione del reality show. Successivamente l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, sempre in questa intervista rilasciata sull'ultimo numero del magazine Novella 2000, ha spiegato qual è stato il motivo per cui ha deciso di abbandonare questa avventura, non lesinando critiche agli autori. Hanno cercato di rendermi quasi ridicolo e quando non sono stato più alle loro regole hanno cercato di censurarmi. Hanno manipolato la mia immagine già dal video di presentazione, presentando il personaggio, quasi ridicolo. Pietro ha poi rivelato di aver ricevuto inizialmente tantissimi complimenti da Vladimir Luxuria e dagli opinionisti finché ha incarnato il personaggio che gli avrebbero affibbiato, ma la situazione sarebbe poi diametralmente cambiata nel momento in cui avrebbe cercato di far luce su alcuni punti critici del programma. In quel momento hanno cercato di oscurarmi. L'ex concorrente ha svelato il suo presunto cachet percepito all'Isola dei Famosi. Pietro Fanelli a Novella 2000 ha poi rivelato quanto avrebbe guadagnato nel periodo passato in Honduras. Quest'ultimo ha infatti dichiarato di aver percepito un cachet di 700 euro settimanali, 100 euro al giorno. Visto che non ero un volto già noto, mi pagavano solo 100 euro al giorno, quindi 700 a settimana. Quest'ultimo ha anche confidato di aver accettato perché inizialmente ha pensato che avrebbe potuto trarre qualche soldo in più per vivere dignitosamente, sbagliando però, purtroppo però il compenso economico previsto per il mio personaggio era misero. Tuttavia l'ex naufrago del reality dell'Ammiraglia Mediaset ha tenuto a precisare che ha anche deciso di partecipare pure per avere una bella vetrina, d'altronde è un programma di punta.